Cosa faceva Padre Pio durante la novena di Natale? Durante la novena di Natale, il piccolo Francesco Forgione, incurante del sonno e del freddo, si svegliava presto e ogni mattina andava con la mamma in chiesa per partecipare alla Santa Messa e per cantare le dolci nenni a Gesù Bambino. Grande gioia costituiva per lui la costruzione del presepe, di cui si occupava personalmente con grande impegno, perché lo voleva oltremodo bello per accogliere il bimbo Gesù nella Santa Notte. Egli si industriava modellando con l'argilla le statuine dei pastori, della Madonna, di San Giuseppe, del bambinello che faceva e rifaceva tante volte. Come ricorda un suo amico d'infanzia, Mercurio Scocco, fin quando non gli riusciva bella come la voleva lui. Il presepe poi lo preparava a casa, in una piccola grotta, dove disponeva con grande attenzione San Giuseppe, la Madonna, il bue e l'asinello, i pastori con le pecorelle e il cane da guardia, e altri personaggi come il calzolaio, la lavandaia, il fornaio e i magi con i loro cammelli. Gli angeli invece spiccavano sannanti in alto sulla grotta, circondata da pezzi di muschio che con un temperino staccava dal tronco degli alberi. La mangiatoia poi era preparata con ancora più cura. La riempiva di paglia fresca e pulita e la lasciava vuota fino alla notte della vigilia, quando allo scoccare della mezzanotte vi adagiava lui stesso Gesù Bambino. Non mancavano in questo presepe nemmeno i lumicini, per i quali Francesco utilizzava le conchiglie vuote delle chiocciole, scegliendo le più belle e fattele svuotare da un altro amico, Luigino Orlando, già che lui non ne aveva il coraggio. Vi metteva dentro alcune gocce d'olio e un piccolo stoppino. La gioia di Francesco era al culmine quando gli inzampognari, chiamati da mamma Peppa, venivano a suonare la novena in casa. Egli allora accendeva tutti i ceri davanti al suo presepe e lì rimaneva immobile ad ascoltare incantato le nenne natalizie e a sognare il suo piccolo Gesù, il celeste bambino che vagisce e soffre per amore dell'uomo nella fredda mangiatoia di una grotta di Betlemme, occupò sempre un posto specialissimo nel cuore di Padre Pio, quelle manine aperte, piene di grazie e di benedizioni, tese verso di lui, gli facevano sempre più comprendere l'amore sviscerato del Figlio di Dio, facendolo piangere di profonda commozione. Con l'approssimarsi del Santo Natale, Padre Pio ritornava quasi bambino, illuminandosi di una gioia quasi infantile che avvolgeva inesorabilmente tutti coloro che lo avvicinavano. Il grande amore al divin pargoletto nacque nel cuore di Padre Pio fin dalla sua fanciullezza e l'atmosfera del Santo Natale che avvolgeva Pietrelcina lo portava a vivere quasi estatico ed estraniato da tutto ciò che lo circondava. In tutto il periodo prenatalizio risuonava per il paese la dolce nenia della novena e i bambini accorrevano da tutte le parti quando sentivano gli zampognari che, fermi davanti a un'edicola sacra o una casa o in un crocicchio dinanzi a una chiesa, suonavano i loro strumenti. Dal convento di San Giovanni Rotondo poi scriveva ai suoi figli spirituali: nelle feste del Divino Infante non dico di raddoppiare le mie preghiere per voi, perché questo lo fa continuamente, ma mi sforzerò di pregare con più fervore. Pregherò al Divin Pargoletto in special modo perché voglia farvi sentire sempre più crescere nella carità ed infondere nel vostro spirito il lume della celeste speranza.